aperto pensando che abbiamo un grosso debito. E siccome, come diceva un famoso re francese, l'età se muore, non so se quello è fatto il francese, e quindi se c'è un debito a livello di Stato vuol dire che anche io ho un debito, e questo mi preoccupa. Quindi penso ci sia presente una crisi economica? No, stanno dicendo per gioco. Penso ci sia presente una crisi economica? Sì. Come l'avverte? Dai rincari. È una crisi che oggi forse se ne piglia atto, ma è una crisi che è iniziata già molto tempo fa. Io poi, siccome sono un amante di storia, secondo me la crisi è iniziata negli anni 70, da allora parte il disegno politico di restaurazione fondamentalmente, perché questo è il tentativo di vecchie oligarchie, magari saranno nuovi personaggi, ma le oligarchie sono sempre le stesse, si ritrovano a voler pubblicata uso commerciale, voler insomma imporre la propria, il proprio potere. E come l'ha detto principalmente? Diciamo anche in casa, anche i miei genitori parlare, anche perché in casa mio padre ha un'attività propria, quindi la vive proprio personalmente la crisi. Gli aumentati, diminuita? Diminuita, grazie alla crisi. In questo periodo ci sono state variazioni riguardo alla sua situazione lavorativa, l'andamento dell'attività? Sì, non si vende quasi per niente, proprio il minimo indispensabile. I ragazzi, e questi sono articoli che i ragazzi che vanno a scuola si dovrebbero vendere e non si muove niente. Quindi c'è stato un calo delle vendite, è cambiato il modo di acquistare? Il modo di acquistare no, è proprio calato, non acquistano più. La crisi economica è seria perché i giovani non lavorano. Noi pensionati dobbiamo pensare ai giovani per tenerli ancora in vita, se no si perderebbero totalmente. Allora anche noi cominciamo a creare la ristrettezza perché dobbiamo sovvenzionare i giovani, figli, nipoti e un altro po' che gli si arrivano pure i problemi. E chi ritiene sia responsabile di questa crisi? Ci ha governato negli anni. E chi pensa sia responsabile di questa crisi? Siamo un po' tutti, perché la crisi non nasce da un giorno all'altro, ma è un processo che si è aggravato nel corso degli anni, secondo me negli ultimi 10 anni. Responsabile di questa crisi? Chi ci governa nella maniera più assoluta. Tutti. Si cerca di dire, è stato gli Stati Uniti, è stata l'Europa, no, sono tutti responsabili, tutti. Non posso escluderne nessuno, tutti coloro che ci governano, tutti i grandi protagonisti di questo mondo dell'uomo. E il mondo sta andando a scatascio, ma nessuno fa niente per fermarlo. L'omologia che nessuno cerca di saturare e di fermare. Ognuno, tutti quanti ci mangiano sopra, io credo. Il potere si è servito delle stesse persone, cioè si è semplicemente sostituito, tradendo tutte quelle che poi erano le aspirazioni di un mondo diverso, un mondo migliore, che è possibile, ma soltanto se c'è una cultura che lo sostiene. E chi è responsabile? Tutti quei grandi politici che fino adesso sono stati a Roma, che stanno ancora, perché mi sa, ci sono persone che stanno da 30 a passa anni, ma là, fin quando non muoiono. Come fate a dire? E chi ritiene sia responsabile di questa crisi? Beh, io diciamo che penso che parta un po' tutto dal governo, anche perché penso che il problema principale siano gli stipendi che hanno i politici, anche perché c'è esagerato. Sperperano i soldi, diciamo, e poi noi veramente facciamo la fame. No, proprio schifo. Il governo. Questo governo, governi passati? Questo governo, ma anche i governi passati, ci hanno messo ognuno del suo. Okay. Lo stipendio è quello, cioè gli stipendi sono quelli, non rimangono invariati, e tutto quello che sono le merci, diciamo, i beni primari, comunque secondari della vita, comunque anche l'acqua, luce e gas, continuamente, quindi viene meno il potere d'acquisto. Quindi se prima, per esempio, pagando tutte le spese, facendo tutte le spese, i miei genitori potevano darmi X cifra, ora quella X cifra non la possono dare più, ne danno sicuramente di meno. Ho tutto. Anche da noi i cittadini per poi andare. I banchieri. Perché hanno pensato solo di incamerare i soldi e non cacciare.
perché se io ti do una lira loro devono, 100 un lito devono in guadagnare, se non ci escono vuol dire che il popolo deve pagare. E ci sono state variazioni nell'ammontare della spesa alimentare? Sì. E della spesa relativa al tempo libero, alle vacanze? Molti c'erano queste cose, non c'è sempre. Tipo quest'anno pensi no, di andare il tempo libero sulle passeggiate. Ci sono state variazioni di questa cifra negli ultimi anni? Aumentate, diminuite, rimaste aumenta invariata? Aumenta, perché soprattutto per chi era fuori, che per chi è fuori sede, soprattutto per quanto riguarda gli aumenti delle bollette e gli affitti. Spesa alimentare, comunque dei consumi essenziali? Sì, certo, certo. Un grande cambiamento, la spesa è diventata impossibile a farlo. Per arrivare alla fine del mese ci vogliono veramente duri sacrifici, stringere la cinghia, ma veramente il massimo. Troppe cose cambiano. E nella montagna diciamo della spesa relativa al tempo libero, vacanze? Anzi, fa meno di molte cose, le vacanze, se si va di scampi. Non si potrebbe altrimenti, si può viaggiare più 4 stelle. Assolutamente no, prima classe impossibile, okay. Se ne occupano solo quelli che ci governano, è cambiato molto, perché noi stiamo rinunciando a tantissimo, a tanto tanto tanto, stiamo rinunciando a cose a cui sembrava che potessimo accedere, che eravamo arrivati con sacrifici, tante, tantissime, veramente tante. E la cosa più terribile è che non si vede il vantaggio di queste rinunce, quello è che manca, il vantaggio di queste rinunce, perché stiamo rinunciando, ma in cambio di che cosa? Di un degrado totale. Sono lavorativo, sì, perché si lavora di meno. La crisi è globale, cioè dappertutto, non è che la crisi è solo per noi. Si lavora di meno, ingiustamente si guadagna di meno, quindi a casa portiamo poco e niente, insomma, portiamo il minimo indispensabile. Ci sono stati cambiamenti riguardo i rapporti interni tra lavoratori, la fabbrica, ci sono stati licenziamenti? No, licenziamenti non ce ne sono stati, riguardo i rapporti interni, quelli ci stai, i disguidi ci stanno sempre, perché dove esistono due o più sindacati, ci sono molte teste pensanti. Il montare della spesa alimentare, dei servizi essenziali familiari, sì. È aumentata, è diminuita la no, spesa? No, la spesa è aumentata del 150%, adesso ci parla una cosa così, giusto per far vedere, per l'ignorante ci parla sempre. Ma no. Voglio dire, è aumentata di parecchio, perché se mettiamo il salario si è abbassato di parecchio. E la spesa, noi sappiamo che con l'euro è diventata una cosa impossibile, si è triplicata, forse di più pure, quindi non si arriva alla fine del mese, a dirla tutta onestamente, almeno nel mio caso, forse non si arriva nemmeno alla prima quindicina. Ma l'incuro, perché c'è un bimbo piccolo che la chiede continuamente, quando proprio non si può fare, almeno facciamo in casa. Sono 5 anni che sono iscritto, ho notato un aumento. A parte che non c'è potere d'acquisto, quindi per esempio io comunque vivo ancora con i miei, mi accorgo che lo stipendio è quello, cioè gli stipendi sono quelli, non rimangono invariati, e tutto quello che sono le merci, i beni primari, comunque secondari della vita, comunque anche acqua, luce e gas, continuamente, quindi viene meno potere d'acquisto. Quindi se prima, per esempio, pagate tutte le spese, facendo tutte le spese, i miei genitori potevano darmi X cifra, ora quella X cifra non la possono avere più, me ne danno sicuramente di meno. Non c'è più né la spesa né il tempo libero, che cerchiamo di far fruttare il possibile tempo che abbiamo. Quindi si vive di meno, si apre più a lungo. Mi stanno più attenti anche al 10 centesimo, perché questi sono articoli poveri alla fine, sono penne, quaderni, eppure stanno sempre da ridire sul 5-10 centesimo, quando è così è sindaco che serve anche questo. E nell'ammontare la spesa relativa al tempo libero, il cinema, la pizza del sabato sera? Abbiamo chiuso, non si fa più nero. Che brutta parola, l'ammazzerei. E cosa pensa di Equitalia degli ultimi suicidi che si stanno verificando negli ultimi mesi? Che il cane mozzica sempre lo strazzato, scusate il direttore. No, veramente. Nel senso che insomma è chiaro che loro seguono delle leggi che lo Stato gli dà, regola, e quindi loro poi si adeguano a quelle regole, però insomma chi non ha la possibilità di pagare il debito forse dovrebbe essere considerato in maniera un po' più diversa, insomma.
po' più attente. Sì, sì, che si sono verificate negli ultimi tempi. Penso che sia... Penso che come sta operando Equitalia non è molto giusto, anche perché in fondo sembra quasi un'estorsione legalizzata. Io penso che sia un'associazione a delinquere, si può dire. Sicuramente non trovo giusto che lo Stato deleghi, e non soltanto per quanto riguarda la riscossione dei tributi, ma anche tante altre funzioni al privato. Credo che lo Stato abbia l'obbligo di produrre, anche perché deve garantire il diritto al lavoro, deve garantire la convivenza civile tra le persone. Sono i più grandi usurai legalizzati insieme alle banche. Fortunatamente io non pago nessuno, quindi anzi se ti dici pure un nome e cognome così quando risparmiano, no, ci faccio risparmiare la carta. Bisogna dire una cosa, ho buttato tutto, la verità. Ho buttato pure la tazza. Italia. Equitalia, Equitalia, cioè non so che cos'è. Però solamente quando a casa arriva Equitalia e già sento a mamma di chiudere. Ok. Questa è una bella domanda di $1 million. Il fatto è che non c'è una soluzione unica, bisognerebbe riformare le scuole, cioè mandare a casa tutti questi professori che hanno insegnato niente qua, di istruzione ai nostri ragazzi. E rifare tutto, incominciando dalle scuole, quindi siete le vittime dietro di noi, vi lasciamo un mondo che non dà né soddisfazione né orizzonte. Questo mi dispiace tanto per voi, noi ormai bene o male è fatta, loro, per loro sarà forse... Potrebbe essere meglio per loro, perché voi farete sacrifici per assicurar loro qualcosa di meglio, ma ci credo poco. Uscita dalla crisi proporrebbe? Una considerazione diversa del soldo, dell'euro, del soldo in generale, cioè forse abbiamo un po' perso di vista il valore del soldo, cioè oggi noi utilizziamo un euro o 10 euro come se fossero 10 lire, invece 10 euro sono 20.000 lire, quindi questo forse è importante pure per i nostri figli, perché per mio figlio che ha 16 anni non ancora l'ha capito cosa significa 20 euro. Crede che siano 2.000 lire, non 40.000 lire. Quanto bene questa crisi? Senti, una sola parola, mo mi c'è il caffè. La banca centrale, quella là europea, andate a Francoforte, io poi vengo pure io, quella è una cosa privata, non può gestire i soldi di tutta l'Europa. Esattamente. Ciao, che dice paese, ciao, qual è l'Italia? Okay. Lei quale via d'uscita proporrebbe? Bella domanda. Bella domanda. Sicuramente più tasse per chi possiede e abbassamento, eliminare tutti i parlamentari, non tutti, la maggior parte dei parlamentari in Italia, tagliare le spese per mantenerli e i privilegi del quale godono, sarebbe già un inizio. Per esempio lo immagino delle riforme strutturali in cui il bene comune viene messo all'apice come principio, sono d'accordo per le libertà individuali, però sono anche convinta che la libertà è un'assunzione di responsabilità e invece pare che questi nostri governanti non solo si pigliano un sacco di soldi, ma non si assumono neanche le responsabilità di dimettersi, visto che sono stati comunque sconfessati rispetto al loro modo di fare politica. Nessuno, io una sola, però purtroppo io c'ho un'idea diversa dalla vostra, anche politicamente e tutto. La mia idea è quella di riunire tutte queste persone a Montecitorio, compresi i portaborse, perché la classe più schifosa che esiste in Italia, no? Comandano più loro. Io li riunirei tutti con 4 caccia da guerra. Non si deve, nemmeno l'orecchia dobbiamo trovare di queste persone, nemmeno un capello. Questa è l'unica soluzione per salvare l'Italia. Poi c'è che ci troviamo, altre due bombe su via d'uscita. È difficile anche per noi pensare una via d'uscita, però cercare di trovarla tutti insieme, non so quale potrebbe essere, ma cercare di trovarla. No, non c'è, per il momento non c'è, non c'è, devono togliere le tasse, non è la possibilità a chi vuole produrre di produrre.
perché se io devo mettere un commesso, come sta la situazione? Con tutte le tasse che ci sono, non riesco a pagarle per me, come faccio a pagare un dipendente? Non dico proprio. Allora, se diminuiscono le tasse molto a tutti, si dovrebbe creare molto di lavoro, eliminare gli sprechi. Non vedo chiarore dietro questa montagna. Non vedo proprio. E che aspettative ha per il futuro dei suoi figli? Il futuro di mio figlio qui, zero. Bisogna emigrare. Bisogna partire. I suoi figli studiano in Italia? No. Sì. No. E ce ne andiamo all'estero. È la verità. Penso che sia più piano. Affrontare la crisi dell'Unione Europea e del governo Monti. Al momento è insufficiente. Senso che stanno semplicemente chiedendo più sacrifici a noi, persone oneste, ma il grosso dell'emorragia della spesa non è ancora controllata. Insomma, basta vedere il finanziamento dei partiti e come loro spendono i soldi che noi diamo, insomma, è emblematico, no? Io lo abolirei immediatamente, dico poi dopo ne parliamo in futuro, giusto per fare un esempio. Lo abolirei, dico poi in futuro ne parliamo. Ma adesso. Dell'Unione Europea, del governo Monti. Allora, il governo Monti secondo me sta operando bene, non poteva fare altro perché la situazione è veramente arrivata ai minimi storici, altre vie d'uscita non ce n'erano. Per di affrontare la crisi dell'Unione Europea, del governo Monti? Bisognerebbe fare piazza pulita, spazzare via tutti, come faceva vedere. Forse, non so, non riesco a capire se è una crisi diciamo strutturale, aziendale, di lavori, io penso più una crisi voluta dal governo Monti. Governo di bancari, quindi fanno gli interessi delle banche. Oggi la lobby capitalista è quella che comanda nel mondo. Quelle sono due mafie, esiste, la mafia capitalista bancaria e la mafia cardinalizia. E giudichi il modo di affrontare la crisi dell'Unione Europea e del governo Monti? Secondo me è sbagliatissimo, cioè perché alla fine bisogna di cercare questa crisi, di aiutare, di finire questa crisi. E quindi aiutare un po' tutti, dare più lavoro a tutti quanti. Alla fine anche aumentando adesso la pensione che si deve pensare più tardi. I giovani non avranno mai un posto di lavoro, secondo me. Quindi bisognerebbe aiutare i giovani. Non è sbagliatissimo. Che non si può tassare sempre soltanto le sole persone. Non ce la si fa. Comunque, se si va a appoggiare al governo per fare i famosi bond europei, allora ci potremo salvare, perché al di sopra ci potremo stampare certamente i famosi bond europei e si potrebbero incominciare a fare cambiamenti per le varie nazioni che non ce la fanno. Perché se no incomincia la Grecia, la Spagna, fra poco che vinca e saremmo bruciati tutti quanti. Forse è meglio che noi gestivamo la lira ancora come stavamo. La crisi purtroppo è il lavoro che non c'è, è un governo che o di destra o di sinistra, questo che è venuto tecnico, tutto stanno facendo perché rimettere in moto una macchina del lavoro, perché Benevento è fondato sul lavoro, sull'edilizia. Quando è fermata l'edilizia veramente è fatta. Questa è la questione. Allora il comune non firma più delibere per lavori, la provincia ormai è chiusi i fondi, il comune non caccia più una lira, anche per fare i lavori sono veramente utili alla città, anche questo si può dire. Chi ci governa? Vai, non siamo rovinati.